Bentornate qui su Heller Channel. Oggi è martedì 7 febbraio, è appena finito il Festival di Sanremo, è appena iniziato il dopo festival. Sono le 2:08 del mattino, ve lo faccio vedere, spero che si veda, e io mi accingo a registrare per voi, come al solito, dei video commenti riguardanti le canzoni. Come avrete già capito dal titolo, questo video commento è dedicato alla canzone degli Elio e le Storie Tese, Arrivederci, e quindi se volete fare qualche riflessione sulla canzone con me e siete curiosi di sapere qualche cosa di più riguardo a questa canzone e qualche chicca da dirvela, ce l'ho, perché ve lo dico dopo. Insomma, se siete curiosi non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere anche tutti gli altri video e essere aggiornati man mano che li pubblico. A me non rimane che mandarvi il solito grande bacio e vi aspetto dopo la sigla. Arrivederci! Partiamo da Elio e le Storie Tese. Perché? Perché mi è capitato durante quest'anno, voi sapete, insomma, chi mi segue già sa che cosa faccio io nella vita. Mi occupo soprattutto di musica, mi sono sempre occupata soprattutto di musica, in primis come cantante, in veste di cantante, musicista, autrice, e poi ho anche aperto in seguito nel lontano 2005 un'etichetta discografica, per cui mi sono sempre occupata di musica a tutto tondo, quindi anche di discografia, eccetera, eccetera, eccetera. Quando arriva Sanremo mi piace guardarlo perché Sanremo è diventato l'ultimo baluardo della musica italiana nel mondo, ma anche della musica italiana in Italia, purtroppo, perché tutti quegli appuntamenti che erano appuntamenti fissi fino a una decina di anni fa, come i festival estivi piuttosto che i concerti veri e propri, sono via via andati sempre più scemando, e quindi l'unico evento veramente popolare che continua a rimanere in auge e sul quale si continua ad investire sempre tanto tempo, tanto impegno, tanti soldi e discograficamente anche tanti bei brani, tante belle canzoni, ovviamente è il Festival di Sanremo, e quindi mi piace commentare con voi alcuni dei brani. Quest'anno mi è capitato di essere presente durante le interviste e le conferenze stampa delle uscite di parecchi brani di nuovi artisti, tra i quali anche Elio e le Storie Tese. Gli Elio e le Storie Tese hanno annunciato il loro addio con una conferenza stampa qualche mese fa a Milano. Io ero presente perché, insomma, vabbè, facevo il mio lavoro, quindi ho potuto sentire dal vivo quello che loro hanno anticipato nei confronti di questa canzone Arrivederci che avrebbero portato al Festival di Sanremo. Diciamo che Arrivederci dovrebbe essere il loro singolo di chiusura di carriera. Hanno fatto questa scelta perché hanno deciso di ritirarsi in bellezza, nel senso che, come capita spesso, la musica è un lavoro che non ti abbandona mai, finché proprio non finisce la vita, non finisce la musica e non finisce questo lavoro di musicista. Però loro come band hanno deciso di darsi una fine, quindi di salutare quando ancora c'era il tempo per farlo come volevano loro, cioè quindi per decidere loro come dare l'addio e non dover dare l'addio per forza di cose o in situazioni poco piacevoli o che comunque per loro non andavano bene. Quindi hanno preso questa decisione tutti insieme, hanno deciso di dare un addio molto particolare, hanno organizzato un tour di addio molto particolare che finirà credo a fine giugno, e hanno deciso di dare l'addio proprio con un'ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Adesso, se loro vinceranno il festival, sarà un bel casino, perché insomma dare l'addio dopo che si è vinto un Festival di Sanremo sarà molto difficile, probabilmente dovranno posticipare questo addio. Io gli auguro di vincere il festival perché loro mi piacciono veramente tantissimo e li ascolto fin da quando ero veramente piccina. Parliamo appunto della loro canzone. Innanzitutto questo Arrivederci, che è un omaggio a Stanlio Olio, è un arrivederci ma non è un arrivederci, è un addio ma non è un addio, è un arrivederci un po' particolare. La canzone in sé mi ha un po' destabilizzato. Allora, intanto loro si sono presentati con i soliti vestiti un po' arabeggianti, tant'è che appunto sotto si sentivano tante scale arabeggianti dal punto di vista proprio musicale dell'arrangiamento, ed è una bella contaminazione che a me piace molto. Una cosa che abbiamo notato e che ci ha fatto un bel po' sorridere è che all'inizio ci guardavamo veramente basiti, perché non c'era una linea armonica in questa canzone, non c'era una linea armonica seguibile.
incredibile. E questo è anche un po' tipico di Elio e le storie tese, nel senso che loro spesso proprio giocano con l'armonia e la disarmonia e magari si comprendono meglio dopo un terzo, quarto, quinto, decimo, ventesimo ascolto. Ma in questo caso ci sembrava veramente una cosa strana. E una cosa che abbiamo notato, non so adesso se è una cosa vera, anche perché avendola ascoltata una sola volta per appunto quei 3 minuti che dura la canzone, diventa un po' difficile dare un giudizio e indirizzarsi in una direzione piuttosto che un'altra. Però una cosa che abbiamo notato è che ha iniziato in maniera veramente molto molto disarmonica, per poi ampliarsi, per poi svilupparsi in un'armonia che addirittura è finito con un corale, e in più c'erano anche proprio dei controcanti, dei canti ritmici, delle ripetizioni. E tutto questo casino iniziale, tutto questo bordel, praticamente è diventato invece proprio un coro finale che, arrangiato così com'era, sembrava quasi più un inno. E quindi siamo partiti da una disarmonia incredibile fino ad arrivare a un qualche cosa di quasi epico, passando attraverso scale strane, arrabbeggianti, insomma passando attraverso veramente tutto un mondo che poi è il mondo degli Elio e le storie tese. Il testo anche mi è piaciuto molto, il testo è molto profondo se lo si va a contestualizzare proprio nel loro momento storico, in un momento storico in cui hanno deciso di chiudere la loro carriera come desiderano loro, ma dopo averla fatta la loro carriera, dopo aver fatto 30 anni di carriera, dopo aver fatto una carriera veramente piena e ricca, non credo solo di soddisfazione. Loro nel testo mi pare che dicano proprio ricca di denaro, no, però ricca di esperienze sì. A me è piaciuto molto, mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto lo stile, non si sono discostati così tanto dall'idea degli Elio e le storie tese che avevo e quindi da quello che mi potevo aspettare. Comunque per me Elio e le storie tese, tanti tanti pollici in su, mi raccomando ragazzi, tanti in bocca al lupo, tanta buona fortuna e soprattutto tanti meravigliosi concerti che avete in programma e che verranno e che saranno sicuramente ricchi di amore verso di voi, perché vi vogliamo proprio tanto bene. Io personalmente vi ringrazio con tutto l'amore del mondo. Vi lascio qua una foto che ho fatto durante l'intervista con loro e io l'ho intitolata Heller e le storie tese, perché Elio purtroppo era dovuto scappare, non c'era, e quindi ve la lascio qua in sovraimpressione. Però con questo ricordo io vi ringrazio tantissimo, perché oltre ai vostri anni di carriera avete dato a me l'opportunità di crescere con la musica. Poi io, vabbè, loro li ho conosciuti in parecchie, vi racconto un aneddoto, poi vedrò insomma se metterlo o meno perché sta diventando un video un po' lungo. Praticamente io ero una ragazzina, ero piccolissima, e c'era un'amica dei miei genitori che mi portava in un locale che si chiamava Il Capolinea, dove suonava una certa band che si chiamava La Biba Band. E praticamente all'interno di questa Biba Band suonava anche Elio, suonavano tanti personaggi, suonava anche Enrico Ruggeri, suonava Finardi, insomma un sacco di cantautori sono comunque passati dalla Biba Band, sono comunque passati dal Capolinea. E questa amica dei miei genitori, che sapeva della mia passione per la musica, io ero proprio piccola piccola, portava con lei ogni tanto la sera, appunto col permesso dei miei genitori. E mi ricordo che una sera io ero piccolina, per cui mi facevano fare delle cose giusto per divertimento, per non farmi annoiare, e mi avevano dato da ricopiare le scalette per cui io ero lì che stavo facendo le scalette e già ascoltavo gli Elio e le storie tese, li adoravo, impazzivo per loro, però ovviamente non sapevo chi fossero, non potevo riconoscerli di viso, no? E quindi praticamente arriva questo ragazzo, mi chiede la penna e io gli dico sì, tieni la penna, e gli faccio poi però dammela che devo ricopiare le scalette, le sto ricopiando per i musicisti. E mi fa: ah, ma io sono il bassista. E io gli ho detto piacere, no? Ci siamo salutati e mi ha detto sono Faso. Io così, perché non me l'aspettavo che fosse lui. Io sapevo bassista Elio, le storie tese le ascoltavo dalla mattina alla sera, ma non pensavo mai di incontrarlo lì, perché non avevo neanche idea di che faccia avesse Faso, ma neanche Elio. E infatti poi ho visto questo qui al flauto traverso e vedo questo qui con l'uniciglio e dico: ah, che personaggio strano. E questa mia amica mi fa: guarda che quello è Elio degli Elio, le storie tese. Io
Cioè, praticamente questa è stata la prima volta che ho parlato con loro di persona. Ovviamente loro non si ricordano minimamente di me, ci mancherebbe, però io ero proprio piccolina piccolina. Ragazzi, se mai vedrete questo video, veramente vi auguro il meglio, ma soprattutto vi ringrazio perché oltre a tutti gli anni di musica che avete fatto e che avete fatto per essere felici voi, avete reso felici un sacco di persone e anche una ragazzina in particolare che ero io. Quindi grazie, grazie mille. Ragazzi, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con tanti tanti like, fatemi sapere che cosa ne pensate della canzone degli Elio e le storie tese qui sotto nei commenti, e se siete arrivati fino a qua vi chiedo di aggiungere anche un piccolo cuore, così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, appunto, tanti tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel, soprattutto adesso che pubblicherò quelli riguardanti le canzoni di Sanremo. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, ma prima vi mando un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.